Susanna Camusso, segretaria generale della CGIL. Questa mattina ha incontrato i lavoratori dell'Otto Melara. Com'è andato l'incontro? È stata un'occasione importante che è partita dal sciopero del marzo del 44, dai lavoratori che furono allora deportati a Mauthausen, quindi sull'importanza del ricordarci è stato il sacrificio, la lotta, la resistenza, cioè le ragioni che hanno determinato per il nostro paese la riconquista della libertà, della democrazia. Abbiamo ragionato ovviamente di Costituzione, dell'importanza che sia riferita al lavoro, ma anche a partire dal ruolo fondamentale che si ebbe, una grande partecipazione, una grande attenzione. Poi ho incontrato l'RSU con le quali abbiamo ragionato del territorio, delle prospettive di Otto Melara, dei processi di integrazione che sono in corso in Finmeccanica e delle necessità che si mantenga le caratteristiche di uno stabilimento che ha una forte relazione col territorio anche in termini produttivi, non solo in termini di storia in questo territorio. Credo che sia andata positivamente. Carta dei diritti dei lavoratori, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando della necessità di cambiare stagione dopo una lunga stagione che ha discusso solo del lavoro come un costo che andava ridotto sul piano dei salari, sul piano dei diritti, sul piano delle forme contrattuali. Bisogna invece tornare a dare valore al lavoro, a renderlo centrale nella produzione della ricchezza del paese, a ricostruire un diritto del lavoro guardando a tutto il lavoro, non solo al lavoro dipendente ma anche al lavoro autonomo, parautonomo, para subordinato, con tutte le forme che sono state inventate, diciamo così, aprire proprio una nuova stagione in cui si riparta dal fatto che la ricchezza del paese è creata dal lavoro. Grazie mille.